them at? Tell them I'm Doctor Who. Tell them I'm Doctor Who. Dezze. E oggi state vedendo l'intro in questo secondo episodio del Foot Draft. Come avevamo visto nell'ultimo episodio, eravamo riusciti a portarci a casa le prime due partite, signori e signori. E con la solita squadra quest'oggi andremo a cercare di vincere la terza e la quarta. Non sarà facile, noi ci proveremo, via con la partita. Ok, SV All Game Ronaldo. Si chiama sempre sto cazzo di Ronaldo, ma c'è tu! Neymar e Bale. Una bella squadra, partiamo. Non è più infortunato il nostro Dybala che parte, occhio che rimonta. Però Dybala ti mette davanti. Dybala, steso rigore. Giù. Rigore, calcio di rigore. Attenzione. No, ma era dentro l'area il fallo. Per Cuadrado che avanza. Gli si mette davanti, Cuadrado sterza, ancora Cuadrado, si fa rubare palla, poi c'è Dybala che scarica per Iaione. Parata. Rakitic c'è ancora per Fernando. Dybala, perché tira tu di esterno sinistro? Non lo so. Tira di destro, cazzo. Però Cuadrado recupera palla, Cuadrado, il tiro di Cuadrado. Non la dobbiamo vincere, ho capito, perché non mi fa tirare quando dico io, però va bene. Finisce il primo tempo, dominio di Bast. Attenzione, contropiede, primo vero contropiede di gara con CR7 che la butta dentro. Cioè è ovvio, non è che potevamo aspettarci altro visto che ho dominato io, ma purtroppo questo FIFA è fatto così, di dominio mio e di gol degli altri, ma va benissimo così. Rakitic, Dybala, Neymar, ancora Walker, Ture, Rakitic, Fernando, Rakitic. Perché di tacco? Neymar, prova a entrare in area, Neymar entra in area, tiro di Neymar! Centrale e la parata del portiere. Io vi metterei tutta la partita per farvi vedere il dominio che sto facendo in questa partita e le azioni che ha fatto lui. E vi vorrei veramente far vedere tutta la partita in un secondo, solo che non si può. Perché veramente è una cosa improponibile questa, è una cosa veramente indecente. Guarda, guarda l'eurotiro da centrocampo mi piglia a palo, ma vai a fan. Solo io, probabilmente me la parava se andavo avanti. Finisce 1-1, andiamo ai supplementari. Oh. Così devo prendere un altro gol di merda, tra l'altro. Te la fichi in culo, figlio di puttana! Guarda come si è rissata tutti. Ci godo, figlio di puttana. Tutti. Finisce subito. Non è durato niente questo secondo tempo supplementare. Primo Godin a calciare, si è messi bene, va. Godin! 1-0. Young, centrale, no. Merda! No. Ronaldo, io sarei centrale. No. Sì. Rosaldo lo sbaglia, Rosaldo! Attenzione, rigore decisivo. Porca madonna. Oh, lo sapevo! Io mi butto a destra. Io mi butto a destra! Seconda volta che passiamo ai rigori. Io mi butto a destra! Adesso siamo alla finale! E abbiamo vinto! Anche questa, la scalata verso la vittoria, è molto, molto vicina. Tutto è nelle mani del caro Vezze. Andiamo con la sua partita. Ok, signori. E Langan, prossimo avversario. Messi è il più forte, speriamo invece nella finale. Dybala! Partiamo bene dopo 5 minuti, cioè proprio c'è una tensione che non parleremo neanche probabilmente, giustamente. Dybala! Signori, Dybala davanti al portiere! Dybala! Che lancio, questo qui tiro, un triangolo filtrante, ci è riuscito! Un lancio della Madonna, guardate che lancio! C'è Vezze che c'ha il fiatone, cioè, per dirvi quanto ci stiamo credendo in questa cazzo di draft. Oddio!
primo quadrado, Vezza, cos'era? Finito il primo tempo, signori. Dominato, guardiamo le statistiche. Infatti, dominato. 8-0. Fine primo tempo. Vai, vai! Dybala! Dybala, cazzo! Il nostro Dybala! Mamma mia, signori, Dybala, che fenomeno! Cercheremo di portarvelo nel Road to Division 1, lo vogliamo comprare, troppo forte! Che fenomeno, signori, che fenomeno! Mamma mia, 2-0! Dybala! Guarda, no, sono riuscito a fare il tocco sotto che volevo fare prima! Guarda qua che cartella difensiva! E quel tocco sotto che ho detto, cazzo, esce! Barba al palo! Ci siamo, 2-0! Vai, Paolo, che vede Quadrado entrare dentro! Vai, Juan Quadrado! Vai, Juan Quadrado! La prova! Mamma mia, calcio spettacolo! Ho preso l'incrocio esterno! Calcio spettacolo! Ho preso la rete fuori dall'incrocio! Fernando! Messi! Lionel! Cambiami il giocatore! Hai provato a fare il gol della merda in finale con la Lazio e l'hai presa nel culo perché c'è Cech in porta e Cech non ha ancora preso forse un gol. Sì, uno, la scorsa partita, se no Cech è un cecchino, due gol ha preso anche con Vezzi. Attenzione, Lavezzi, è il pocio Lavezzi, cross in mezzo, Neymar di testa, non è vero, era Messi. Però c'è Cech che l'ha parata e il difensore che l'ha spazzata e ora siamo qui con il numero 2 che tira e Cech la para. L'ultima azione probabilmente al 90° minuto con Juan Cuadrado che la gestisce benissimo. Attenzione ancora Cuadrado con le sue skill, provala. Che cazzo è? Comunque ragazzi, il fischio finisce, abbiamo vinto il draft al prima prova, al primo tentativo. Al primo tentativo l'abbiamo vinto. Adesso andiamo a vedere i premi che ci darà questo foot draft. Gli invinti, vediamo i premi di questo foot draft. 4 vittorie su 4. Non guardate lo storico, ma va bene. Attenzione, ritiriamo il premio, che non so che cazzo sia. Pacchetto oro premium! Pacchetto oro rare! Solo? Solo 3 pacchetti? Vabbè, ah, tutti rari. Apriamo il primo pacchetto in centro. Attenzione, vediamo chi ci porta questo foot draft. Primo pacchetto. CDCOC Eriksen, molto bene. Ci sta. Potrebbe con Alonso e Florenzi. Ci serve. Tieni tutto. È utile. Attenzione, devi vedere un attimo il valore di Eriksen perché. Caro Eriksen, vale, ragazzo. Vale, ci sta, mettilo sul mercato. Aspetta, lo mettiamo dopo con calma. Pacchetto con Alaba, attenzione. Alaba porterà un if? No, però mi stanno insegnando. Da questo era un pacchetto da 7.500, infatti fa cagare. Va bene. Ultimo pacchetto. 12 oggetti oro rari, 12 giocatori rari, non lo so, non skippare. Guardiamo, alla destra, colombiana dell'Olimpia. Oh, pensavo Quadrado. Pardo, ci abbiamo trovato Pierluigi Pardo. Sturaro che anche ci può servire, quindi lo puoi inviare benissimo al club, perché nel nostro Road to Division 1 non ci serve la meta dell'Udinese, invece stiamo usando una Serie A. Comunque, signori, i premi sono stati un po'... Forse Eriksen, che ci potrebbe far comprare Paolo Dybala. Sì, esatto. Noi vogliamo Dybala. Quindi, ragazzi, lasciate un like, un commento. Se volete anche, vedete, accesso a Futuraft, adesso non lo faremo finché non abbiamo ovviamente 15.000 crediti. Questa è la squadra che utilizzeremo nella Road to Division 1. Noi ci vediamo questo giorno con un prossimo video. Abbiamo vinto questo cazzo di torneo. Speravo di trovare qualcosa di più efficace nei premi, nei pacchetti. Però va bene comunque. Noi ci vediamo questo giorno con un prossimo video. Seguiteci su Instagram, Facebook. E abbiamo cambiato sito XXN. Ciao! Bene!